È la rivalità perfetta. Uno gioca dalla linea di fondo, l'altro va sempre a rete. Il tennis non è come tanti altri sport. Non è adatto a tutte le classi sociali. Borg, che prova sapendo che entrerebbe nella storia vincendo Wimbledon per la quinta volta? Niente di particolare. L'unica cosa che c'è tra Borg e quel record sei tu. Sta per saltarmi addosso, vero? McEnroe ha più talento. Ma giocare contro Borg è come farsi prendere a martellate. Che cosa vuoi dal tennis? Essere il migliore. Il migliore in Svezia? No, nel mondo. Come risponde all'affermazione di McEnroe secondo la quale Borg, la macchina, prima o poi dovrà rompersi? Non sono diverso dagli altri, non sono una macchina. La domanda, idiota, rispondi alla domanda! La palla ha toccato la riga! Ho visto la nuvola di gesso! Che ne sapete voi di cosa significa giocare a tennis? Sta zitto! Però la gente... Quando sono in campo do tutto me stesso! Tutto! Tutto quello che ho dentro di me resta su quel maledetto campo! Ma non potete capirlo perché voi non giocate! Tutta la rabbia, la paura, l'angoscia che stai provando, mettile in ogni singolo colpo. È qui, Bjorn, è qui. Ed ora il mondo intero attende che questi due fuoriclasse entrino in campo, come due gladiatori.